sono un accanito fruitore dei programmi di Alessandro Borghese, i quattro ristoranti, e infatti rivedo quattro ristoranti anche alla 112esima replica, sperando che per una volta i ristoratori abruzzesi non si coalizzino contro il collega israeliano solo perché fa le pallotte cacio-uovo meglio di loro. Mi sta molto simpatico Alessandro Borghese e siccome conduce una media di 1 milione di trasmissioni l'anno, oltre a gestire un piccolo impero culinario, mai io mi azzarderei a metterne in dubbio l'operosità. Proprio per questo mi sento di rivolgergli un appunto fraterno. Alessandro, ma che cazzo dici? Cioè, ma davvero anche tu, come da intervista apposita, con sta storia che i giovani non hanno voglia di lavorare, che ai tuoi tempi sì che si faceva sul serio, che è normale fare praticamente un praticantato, apprendistato, non pagato, è normale, dico, che addirittura c'è gente che pretende i giorni di riposo, addirittura. Intanto perché non hai l'età, non hai proprio l'età, certe cose sarebbe meglio lasciarle ai babbioni come me, come Briatore. Poi perché ci si espone ai malpensanti, da che non è reato nascere da lombi patrizi, è ovvio. Colpe e meriti dei genitori non ricadono sui figli, ma finisce che qualche malfidato ti possa ricordare papà produttore e mamma attrice, volendo. E rischi di risultare, ecco, un filo anacronistico. Il punto però è un altro decisivo, che alla fine ti vien dietro, appunto, Flavio Briatore. Dai capelli dicono che ti assomiglio, oh Gesù mio. Altra intervistona, altri panegirici su queste generazioni a cui, tra parentesi, le nostre hanno ciucciato di tutto, pensione compresa. Chissà mai se la prenderanno i nostri figli. E i giornali la rimestano all'infinito, forse perché la loro platea giovane non è, e quindi pensano di vellicarla a colpi di nostalgismo. Che poi Briatore in La Gavetta l'ha anche fatta. E secondo recenti evidenze ci ha anche pagato l'IVA. Pensate un po'. Però, ecco, come modello di capitalismo francescano, proprio non me lo vedo possibile. Cioè, non è che uno debba essere Adriano Olivetti anche perché non ne esistono più da tempo e abbiamo la peggiore classe dirigente dell'universo mondo. Ne sa qualcosa mio fratello che ha provato a investire in Abruzzo? E non solo. Ma sciabola e champagne se la meni agli altri pretendendo sacrifici. Beh, sa, un po' confliggono, eh? Eh sì. È un po' come nel tuo programma di culto, Alessandro. Il "è sempre fatto così" non significa che sia fatto bene, onestamente. Per dire, quattro ristoranti è un format tedesco. In Germania, se proponi stage gratuiti o stage gratuiti alla francese, come si dovrebbe dire, se la ridono alla grandissima. Pagano i dipendenti il giusto, di norma, in chiaro. E sarà forse per quello che molti dei nostri ragazzi, invece di emolumenti in visibilità, preferiscono il primo volo per Berlino? Che dici? O per Londra, eh?
o per un qualunque posto nel mondo in cui chi carriera l'ha fatta non spieghi loro che devono pagare prima di ricevere per un gioco che è spesso truccato. Il sillogismo "io lavoro, tu mi paghi, da che mondo è mondo" è, come si dice, è un sinallagma inevitabile. Quando un altro giornalista si prende anche la briga, diciamo, di verificare perché l'imprenditore solingo non trova dipendenti, quasi sempre scopre che lo stipendio era la metà di quello sbandierato in una ipotetica e quanto mai farlocca busta paga. Come anche per i balneatori vale questo, Stipendio che ai candidati, tra l'altro, spesso manco viene anticipato, perché così si sentono i nostri imprenditori, donatori di lavoro, emeriti, coglioni. Chi giovane lo è ancora può persino uscire da questa narrazione, o come dice un tizio che appunto mi sta simpatico, ribaltare il risultato. Sì.